Psicologo, psicoterapeuta e psichiatra. Queste sono le tre figure che vengono in mente e che ci troviamo di fronte quando parliamo di psicologia. Piccolo, enorme, grande, gigantesco problema. Ad oggi, in Italia, nessuno ha chiare le differenze tra queste tre creature fantastiche. In poche parole, nessuno ci capisce una mazza. E poiché la confusione è un male da debellare, ho pensato che fosse proprio arrivata l'ora di fare un video che chiarisse una volta per tutte come si formano e cosa fanno psicologo, psicoterapeuta e psichiatra. Io sono Alessio Rocco Ranieri e questo è PAZ, psicologia al tuo servizio. Partiamo dallo psicologo, e da un presupposto importantissimo. Lo psicologo è l'unica delle tre figure ad aver ricevuto un'educazione di 3 anni di psicologia di base, più 2 anni di psicologia specialistica, più 1 anno di tirocinio intensivo nell'ambito della psicologia. L'unico, tenete bene a mente questa caratteristica, perché ci ritorneremo più tardi. Quando abbiamo un qualsiasi tipo di problema di natura psicologica che vogliamo elaborare e risolvere. Gli ambiti principali da statuto in cui lo psicologo opera, infatti, sono sostegno e riabilitazione psicologica. Mi raccomando però a tenere presente che questo è l'ambito di uno psicologo clinico e non di uno psicologo del lavoro, che invece ha voluto orientarsi di più verso le dinamiche lavorative. Lo psicologo può somministrare test e diagnosticare patologie mentali ed è l'unico che può farlo insieme al medico. Passiamo ora allo psicoterapeuta, che è un individuo che ha fatto una scuola di 3 o 4 anni incentrata su un particolare tipo di intervento terapeutico specifico. E qui c'è un piccolo gioco di prestigio a cui dovete stare attentissimi. Alla scuola di psicoterapia possono accedere solo 2 figure e una di queste è lo psicologo, che come ormai sapete è già preparato da 6 anni in tutto quello che concerne la psicologia. E l'altra è quella del medico, che come sapete per 6 anni studia tutt'altro. Quindi quando vi rivolgete ad uno psicoterapeuta medico e non psicologo, vi state rivolgendo ad una persona che concretamente, oggettivamente, si è formata in un ambito diverso. E questa non è un'opinione, ma un fatto. È assurdo, ma è così. Quindi stampatevelo in mente e ricordatevi sempre, prima di rivolgervi ad uno psicoterapeuta, di capire se quello è psicologo o medico, perché questo cambia tutto. Quindi quando ci si rivolge ad uno psicoterapeuta piuttosto che a uno psicologo, quando si ha motivo di pensare che la specializzazione di un determinato psicoterapeuta sia particolarmente propedeutica alla risoluzione di un nostro problema. Ci sono scuole di psicoterapia, infatti, che insegnano metodi particolarmente efficaci in determinati contesti. Non in tutti i contesti, ma in determinati contesti. Pensiamo ad esempio alle forme fobiche e all'efficacia dimostrata nel campo della terapia cognitivo-comportamentale. Anche in questo caso, lo psicoterapeuta può somministrare test e diagnosticare patologie mentali. Passiamo all'ultima figura di questo puzzle di pazzi, che è lo psichiatra, che è sempre un medico, non può essere uno psicologo e che ha studiato 6 anni di medicina di base più 5 anni di specialistica in psichiatria. Il suo è un ruolo chiave in terapie in cui l'utilizzo dei farmaci è fondamentale per la buona riuscita degli interventi. Ci sono infatti condizioni mentali più gravi, come ad esempio le psicosi, che non permettono di entrare in comunicazione col paziente a meno che non si utilizzi un farmaco. Ed è in questo caso che entra in gioco lo psichiatra, che facilita l'intervento terapeutico grazie a questa sua preparazione così caratteristica. Lo psichiatra può somministrare test e può diagnosticare patologie mentali. In questo momento è ufficialmente finita la parte del video contenente i fatti. Passiamo alle opinioni, che in quanto tali possono essere condivisibili o meno. Quindi è importante che me lo facciate sapere nei commenti, cosa ne pensate e soprattutto se avete domande o dubbi da risolvere, perché potrei pensare di fare altri video sull'argomento. Prima domanda: qual è la migliore tra le tre figure? Io penso che non ne esista una migliore o una peggiore, ma che ogni figura abbia dei punti di forza e di debolezza e soprattutto dei domini specifici. E proprio parlando di domini, l'unica differenza che mi sento di fare è tra psicologi e psicoterapeuti, che fanno praticamente la stessa cosa ma con tecniche e modi diversi, e psichiatri, decisamente più incentrati sulla farmacologia. Da chi mi dovrei far aiutare? Da uno psicologo o da uno psicoterapeuta? Anche in questo caso è impossibile generalizzare, in primis perché la differenza la fa innanzitutto chi avete di fronte, e in secundis perché uno stesso problema può essere trattato e risolto da più prospettive. Tant'è vero che il paradigma che sta riscuotendo più successo nell'ambito della psicologia è proprio quello degli approcci multiprospettici, e cioè non limitarsi e non chiudersi in un solo modello operativo. L'ultima cosa che mi sento di dire è che è una follia che un medico possa tranquillamente specializzarsi in un ambito che non ha nulla a che vedere col suo percorso. È esattamente come se io finissi di laurearmi in psicologia e poi potessi scegliere di specializzarmi in chirurgia plastica. Sarebbe bello, potrei finalmente regalarmi un culo decente, ma è fantascienza. È fantascienza. Sì, ma non per tutti. Probabilmente vi starete chiedendo, allora perché accade questo? Il giro di soldi dietro questo processo è incredibile. Le scuole di psicoterapia ci guadagnano, dato che un loro corso in media costa 18.000 euro
e quindi sono certo che se fosse per loro amplierebbero le iscrizioni anche ai giardinieri. E ai medici ovviamente conviene potersi aprire ad un intero mercato diverso da loro solo facendo una scuola. Peccato che, come abbiamo già detto, questi di psicologia ne sanno quanto io ne so di istologia. È oggettivo. Io spero che un giorno le cose cambieranno, ma fino a quando non sarà così, voi ricordatevi di fare la scelta più intelligente e soprattutto di essere presenti voi stessi durante la terapia. Solo così potrete capire se chi avete di fronte vi sta aiutando davvero oppure no. Comunque il video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, ma che soprattutto l'abbiate trovato utile. Se sì, prendete in considerazione di iscrivervi al canale YouTube e di lasciare un like alla pagina Facebook di Paz. Avrei anche un Patreon. Come al solito vi ricordo di scrivermi nei commenti i vostri dubbi e le vostre domande. Io vi saluto e che la psicologia sia con voi.